Ecosostenibilità è questo il tema al centro del convegno e della tavola rotonda in programma stamani all'Unione Industriale Pratese, partendo dal progetto europeo Supertex. Si è trattato della prima tappa dell'itinerario La Moda Toscana del 2020, che ha proseguito la sua giornata nel pomeriggio al Museo del Tessuto con un dibattito sul rapporto tra piccole e medie imprese e mondo virtuale, e alle 18.30 a Palazzo Buonamici con la consegna degli attestati ai giovani che hanno partecipato al corso sull'integrazione fra ricerca, innovazione e formazione. A Prato ci sono aziende meccanotessili che stanno investendo e hanno quindi una proposta in termini di innovazione tecnica e di quindi beni strumentali idonei a produrre tali manufatti. Dal punto di vista invece appunto del manifatturiero e quindi della produzione del prodotto tessile ecosostenibile, credo che ancora di strada ce ne sia da fare, tant'è vero che questi macchinari sono destinati all'esportazione e quindi sono destinati al resto del mondo, dove è un settore assolutamente in crescita, trainante, con marginalità elevate e dove appunto i numeri sono interessanti. Per cui credo ci sono margini di manovra e anzi l'appello è che le aziende vocate a questo settore del tessile tecnico, del tessile innovativo, continuino a investire e quindi a creare anche collegamenti con i centri di ricerca come Tecnotessile ad esempio. La sostenibilità può produrre reddito? La sostenibilità può produrre reddito, in quanto permette oggi di innovare i prodotti e di innovare anche i processi produttivi. Quindi oggi c'è bisogno di qualificare i nostri prodotti rispetto, diciamo, a quelli anche dei nostri concorrenti che lavorano in paesi a basso costo del lavoro e quindi sono più competitivi. Quindi bisogna individuare un modo per qualificare le nostre produzioni. Quindi da un punto di vista c'è la sicurezza delle nostre lavorazioni, dall'altro anche il risparmio delle risorse. Quindi si parla di riduzione dei consumi di energia, si parla di riutilizzo dei materiali, si parla di utilizzare tecnologie che hanno meno impatto da un punto di vista ambientale e così via.